presentato il bilancio sociale 2020 della Fondazione Caritas, che gestisce servizi di contrasto alla povertà, dall'Emporio della Solidarietà ai centri di ascolto, alle case dove trovano rifugio donne sfruttate e maltrattate insieme ai loro figli. Nella galassia di attività c'è anche un ambulatorio al Giovannini, uno sportello psicologico e la casa Jacques Fesch, che ospita ex detenuti e i familiari in visita ai carcerati. E proprio da questa struttura nasce la storia di una rinascita. Grazie a questa struttura che poi il volontario, i Caritas, mi hanno aiutato per cominciare un percorso della vita. E ho trovato il lavoro, ho fatto i documenti e oggi ho un'impresa edile che ho 9 operai. Su 9, 3 ho ex detenuti. Un bilancio dal punto di vista umano che è decisamente inattivo. Nei vari servizi della fondazione sono impegnati 15 dipendenti e 126 volontari, che nel corso dello scorso anno si sono impegnati per oltre 19.000 ore. Cresce anche la domanda di aiuto ai centri di ascolto. Il totale delle famiglie che hanno chiesto aiuto è passato dal 1.094 del 2019 a 1.263 del 2020, con un incremento del 15,4% e con gli italiani in aumento rispetto agli stranieri.